Bella a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale ad un nostro nuovo video. Come al solito io sono Gabri. Io Birillo. Oggi andremo a recensire la nostra nuova boxettina, la P16A. Vai Birillo, esponicela. Allora, è una sigarettina entry level, col tiro di guancia. Per chi vuole iniziare. Per chi vuole iniziare o chi la vuole usare come muletto da tenersi in macchina quando vai a fare la spesa, per la metti nel taschino, non ti dà noia, si ricordi le pippatine. C'ha 9000 microampere, 3 tipi di potenza, 1, 2, 3, 2 tipi di coil che ci puoi mettere all'interno, quella da 1,6 e quella da 1,2. Ora al suo interno, facciamo vedere il pacchettino, ha diverse colorazioni, nera, rossa, blu e verde. Noi l'abbiamo presa nera, elegante. Se vai a un matrimonio, uno che non vuoi stare troppo con volumi grossi, svapi con questa qui e sei tranquillo. Sei tranquillo, ti guarda. Con la sigarettina, che sigarettina? Una sigarettina entry level della Justify. Andiamo a far vedere il suo interno com'è. Ha il suo pacchettino con la linguetta che lo tiri fuori. Il libretto di istruzioni è una bibbia dispiegata sul foglio, bello grossa, colori, bello che ha colori, con tutte le lingue, Nederland, English, Italy, Slovenia, Grecia, Spagna e Francia, europeo, comunque europeo. Se vuoi anche imparare qualche altra lingua. Non ci interessa questa roba, andiamo a farla vedere. La boxetta è piccolissima, leggerissima, ha l'attacco 510, ora è senza l'atom, ha 3 tipi di potenza, 1, 2 e 3. Allora, ora andiamo a fare il refill alla tank, che è piccolissima, da 1,9, la regolazione in basso dell'aria, tiro un pochino più aperto, o chi gli piace chiuso la tiri proprio al minimo, certo. C'è il tiro un po' a culo di gallina. Allora, per aprire la tank, la giriamo, schiacciamo giù e si svita. Ha tipo un freno per dire che si apre la tank, sì. Se no si girerebbe l'aria. Andiamo a fare il refill. Ricordate di bagnare bene la testina, perché quando è una coil piccolina, una coil piccolissima al suo interno da 1,2 ohm, 5-6 gocce nel buchetto principale, e bagnare bene il cotone bene, ti devi proprio inzuppare e sporcare tutte le mani, perché sennò come ci dai i primi tiri si stecca subito, basta da buttare via. Il prezzo della coil è bassissimo, 3,50 euro, va benissimo, ogni 4 ricariche, 5, 6, dipende uno l'uso che ne fa. Se ci dà il tiro compulsivo che la fai scaldare troppo, che si sporca il cotone, basta. Dipende anche che liquido ci usi. 50 e 50, raccomandatissimo questa sigarettina qui, sono 50 e 50. Non ci puoi mettere 70-30 perché la bruci. Non riesce a passare bene il liquido dal cotone. E cosa succede? Si ingrippa. Va in secca, si brucia. Tutta nera. Allora facciamo un refill con una pipettina di questo, è un liquido che abbiamo già recensito, al pistacchio. Molto buono. 50-50, nicotina zero, una pipettina è abbastanza. Rimettiamo sopra, ora questa qua precedentemente l'abbiamo già bagnata. Bene. Allora andiamo a chiudere portando in basso la zona dell'aria e si chiude. E poi ti puoi regolare l'aria come vuoi. Andiamo a buttare sopra all'attacco 510. Il pin non è è fluttuante quello della boxetta, ma quello della tank è fisso. Okay. È una accoppiata così, è un kit completo. Non so se il catalizzatore ci si può mettere sopra. Io userei questo sopra. Prezzo, il costo è bassissimo. L'abbiamo preso dal nostro negozio di riferimento, da Svapo Caffè.
Ricordiamo Marina di Carrara, La Spezia e Molicciana. Ti salutiamo qui, grazie per il consiglio. Ora andiamo a fare una prova di svapo. Ricordiamo all'inizio i primi tiri senza scadere la resistenza sempre a uno, per un pochino, e quando metti il liquido che mette la resistenza lasciala un pochino che si impregna bene. Bene, molto delicata, perché una sigarettina che tanta gente ci brucia subito. Una volta che parte però. Quando parte non ti dà più problemi. Fin. Finché dopo, quando si comincia a sentire sapore, da cambiare. Certo. Vai Gabri, ora è a 1. Regolati l'aria come la vuoi te, se vuoi. Proviamo tutto aperto. Proviamo tutto aperto. Come ti sembra, come tiro? A me mi piace, poi per essere una box così piccola fa anche un botto di vapore. Poi si carica anche velocemente, se ti si scarica non ci avrà la tenuta come la box Italia, o le box che usiamo noi, la Wismer. Certo, però... 900 milliampere. Facciamo la prova 1, poi dopo andiamo a alzare. Certo. Buono che sapore. Certo. Non è malvagio, eh? No. Pensavo che è piccolina così e... Si comporta bene. Si comporta bene. Vai, prova ad alzare. Per alzare sotto c'è un tastino, facciamo vedere, un tastino che schiacciandolo va a aumentare la potenza della boxetta. Vai Gabri, a 2 ora. Anche abbastanza fumo per essere una sigarettina così, eh? Assolutamente. Quasi più di qualche boxetta da guancia. Sì, per me sì. Poi proveremo al 3, spinta al massimo. Però già così a me soddisfa. Soddisfa. Cioè se uno vuole smettere di avvicinarsi al mondo dello svapo. Con un tabaccoso. Con un tabaccoso qua dentro, in Virginia, San Diego. Quello che gli piace. Secondo me lo distacca dalla sigaretta. Anche per me. È comoda, piccolina, si tiene bene in mano, in tasca. Ora facciamo un tiro a 3 con l'aria tutta aperta. Se non vuoi fare un volume un po' più grosso. Cioè cosa vuoi di più? L'aroma del liquido come lo senti? Io lo sento bene, si sente bene il pistacchio. Mano a mano che si abbassa la potenza della carica della boxetta si fa accendere la luce finché non diventa rossa. Quando diventa rossa è da mettere in carica. Io avendola già provata precedentemente quando arriva che diventa rossa va messa subito in carica. Alla presa con il cellulare micro USB. Sì. Piccolissima, te la sbatti lì. Lo puoi caricare anche in macchina. Dove macchina, se c'è una batteria power bank, te la attacchi. Basta. In ufficio, se hai il computer, ci dai due svapati, si scarica, la attacchi. Sei a posto. Puoi svapare anche con il cavetto attaccato. Complessivamente che voto gli dai? Io ci do 9,5-10 a questa boxetta qui. Sì, davvero. È per avvicinarsi al mondo dello svapo. Sì. Uno che vuole provare a svapare senza spendere tanti soldi, un kit perfetto, c'ha un drip tip particolare che non è che ce li puoi cambiare, ci va solo il suo, è fatto in una forma un po' particolare. Vabbè. La tank vedi sporgente e un tiro di guancia, per un tiro di guancia se vai a chiudere il flusso dell'aria. Buono. Tanta roba. Che voto ci dai, sti Gabri? Sì, anch'io, su un 9, un voto complessivo 9, sono meritato. Anche chi la vuole come muletto, sì.
Intanto una cosa in più è la tua, e esci un attimo a prendere la posta, sì. Giù, ti presenti con la borsa, dove c'è da firmare qui. Allora, noi dalla Taverna dello Svapo è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ricordatevi che abbiamo la pagina su Instagram e su Facebook. Iscrivetevi, fate iscrivere i vostri amici che sono interessati al mondo dello svapo. Piano piano stiamo crescendo. Siamo contentissimi, speriamo di crescere ancora e che i nostri video vi piacciano, che siano abbastanza esaustivi e un po' diversi dagli altri. Dai. Sì, sì, sempre qua da Taverna dello Svapo. Un bacione da Cavi e Birillo.